La festa delle bastonate, io quello non ce l'ho. Ma dove? In Somalia? No? Allora, ma queste bastonate erano dei legni, che è un legno, non so come si chiama, che con questo fanno le frecce, gli archi, fanno, molto flessibili. Quelle adoperano dei bastoni, noi mettevamo delle limitazioni, se le danno c'è anche il morto. Allora, per finire il fatto delle bastonate, questa festa, diciamo così, è caratterizzata dal fatto che più sangue scorre e più si annunciano raccolte. E quindi diciamo così, c'è una certa animazione anche nel momento che si spostavano questi eserciti, chiamati così, perché erano dei plotoni inquadrati, naturalmente si spostavano da una parte all'altra, no? Avevo un orologio d'oro a polso, l'ho perso. Posterivo. Il fango lì che è la terra africana, si arrossiccia, la rapisce. È proprio una bella fregatura, dai. E dica dove lo trovi io questo orologio, qua dentro, dico. Arriva un negro, la peste parecchie pigliano fregato. In lingua loro mi fa, dice, Sarcalle, dice, cosa cercare? Ma che tagli? E dico, questo orologio, dico. Quindi questo qua dice, stare questo, mi presento l'orologio d'oro. Dico, sì, è quello, dico. E me l'ha dato.